Buongiorno a tutti, gente. Come si sta in questo freddo autunnale? Io male, soffro troppo il freddo. Ma passiamo alle cose belle. Come sappiamo ormai, dopo aver visto i tanti video sul canale, molti sono i bambini incredibili sul pianeta. Alcuni addirittura superano ogni immaginazione umana. Oggi andremo a vedere 10 dei bambini e adolescenti più forti mai visti sulla Terra. Ricordatevi sempre che finché siete giovani potete imparare un sacco di cose e quindi sfruttate bene l'opportunità. E se non siete convinti, beh, cominciamo il video. Mariana Naumova. Mariana Naumova non è la solita ragazza che potreste incontrare a scuola, perché ciò che dovete assolutamente sapere prima di invitarla ad un appuntamento è che è una sollevatrice di pesi professionista. Ed era una delle ragazzine più forti del mondo. Beh, lo era perché ora ha 20 anni ed è comunque straordinaria, eh? Ha iniziato quando era davvero giovane, a soli 10 anni, e a soli 15 ha partecipato alla Arnold Classic Competition e ha battuto un record di sollevamento tirando su 150 kg, che era più del doppio del suo peso. È nata in madre Russia, quindi ora capite perché è così. Suo padre era anch'esso un sollevatore di pesi e perciò la passione si è tramandata senza nemmeno farlo apposta. CJ Center. Conosciuto come il ragazzino degli workout, è un famosissimo istruttore di fitness. Difficile a credersi, vero? Ma basterà vedere uno dei suoi video per capirne la bravura. Oppure comprare la sua guida al fitness per mettersi in forma. Esatto, ha fatto una guida su DVD e libri. Sì, una bazzecola da niente. La cosa assurda è che ha cominciato a dare lezioni di fitness a soli 10 anni. Grazie a lui, un allenamento diventa divertente anche per i bambini, che non devono per forza ispirarsi quindi a uomini o donne adulte. La sua passione è nata quando aveva malapena 7 anni. Non voleva usare i pesi perché già allora capiva benissimo i problemi che avrebbero causato alla sua età. Il suo segreto quindi è molto esercizio senza pesi e una sana dieta ogni giorno, con cibi salutari. Ciò che rende incredibile questo ragazzo è anche la sua forza di volontà e consapevolezza. Non si fa condizionare da niente e nessuno e segue le sue idee e convinzioni. E rispetta ovviamente tutte le persone che giocano o si allenano con lui. Adesso ha 20 anni, ma continua a mettercela tutta e ha anche portato avanti una lotta contro l'obesità infantile, regalando spesso i suoi DVD. Jake Schellenslager. Nel 2014 Jake sembrava uguale a qualunque altro ragazzo della sua età, ma questo giovane dai capelli rossi ha una passione che probabilmente non hanno tante persone della sua età, e questa passione è il sollevamento pesi. E proprio a 14 anni è entrato nel mondo delle competizioni nella categoria media dei 55 kg. Non c'erano tante persone a riuscire a stargli dietro e vinse così alcune competizioni. In quella giovane età poteva sollevare già più del doppio del suo peso. Penserete sia una cosa di famiglia, vero, come la ragazza citata all'inizio, ma questa volta non lo è per niente. Anzi, suo padre e sua madre sono genitori a cui non è mai interessato allenarsi più del dovuto o altro. Per questo Jake fa una vita molto diversa dalle loro. Ha anche un paio di sorelle a cui vuole un bene dell'animo, ma che cerca di spronare a essere in forma come lui. Yang Jin Long. Cosa fanno i bambini di 7 anni di questi tempi? Giocano un po' con lo smartphone, magari imparano a farsi un sandwich così da mangiare di nascosto senza che lo sappiano i genitori, giusto? Ma Yang Jinglong, quando aveva 7 anni, nel lontano 2012, trascinava un'intera macchina con la forza bruta come hobby. Ha scombussolato il suo piccolo paesino in Cina per aver compiuto un'impresa così epica. Tutti rimasero scioccati. Alla sua giovane età era di grande aiuto in casa, facendo lavori pesantissimi come se fosse una cosa da niente. Era in grado di sollevare ogni membro della famiglia nel caso ce ne fosse stato bisogno. La macchina che riusciva a trascinare senza fatica pesava 2 tonnellate. E i suoi genitori sono davvero molto fieri di lui. Naomi Kutin. Adesso ha 18 anni ed è una studentessa del college, ma non è come le altre studentesse. A soli 8 anni ha cominciato a sollevare pesi. È chiamata Supergirl dalle amiche in modo scherzoso. La cosa sorprendente? Può sollevare 150 kg in squat. A 9 anni era in grado di sollevare 97 kg in stacchi. La cosa ancora più incredibile è che il suo fisico non rispecchia quasi per niente questa incredibile forza di cui è dotata. È vero, sembra abbastanza grossa, ma molti si aspettavano una teenager definita. La sua famiglia è altrettanto incredibile. Lei compete quasi tutti i giorni contro suo fratello e suo padre, che sono anch'essi dei sollevatori di pesi professionisti. Sua madre invece ha deciso di allearsi con la forza femminile e quindi fa da manager per la figlia. Nella vita di tutti i giorni è una ragazza abbastanza timida e ha una piccola cotta come ogni altra ragazza della sua età, ma ovviamente non ha voluto dirlo davanti agli schermi. Julia Vince.
Lei è un'altra russa piena di forza e vitalità che nel suo paese e nel mondo ormai è chiamata la Barbie muscolosa. Se la vedeste soltanto in primo piano, vi verrebbe da dire sicuramente che è una Barbie, ma zoomando verso l'esterno e guardando il suo corpo cambierete subito idea. A parte il viso carinissimo quasi simmetricamente perfetto, possiede un corpo che potrebbe tenere testa a qualunque uomo palestrato. Non è più una bambina, è vero, ma ha cominciato a fare la bodybuilder a un'età molto giovane, circa 15 anni. Ma non come facevano tutti gli altri. Diversamente da loro si allenava quasi ogni giorno per superare chiunque. Anche se all'inizio non era sua intenzione diventare una sollevatrice professionista, voleva solo diventare bella e snella. Ma un allenatore molto capace l'ha motivata sempre di più vedendone le potenzialità. Ad oggi è diventata un'esperta che ha vinto 2 volte il campionato mondiale nella categoria donne. Sponsorizza molte marche di vitamine nel suo paese e ogni giorno riceve tantissime richieste di lavoro. Richard Sandrak. Ne abbiamo parlato in un vecchio video sul canale, ma rinfreschiamoci la memoria. Nei primi anni del 2000 questo ragazzino era diventato famoso per la sua forma fisica invidiabile. La sua storia è molto interessante. Era chiamato il piccolo Hercules. Non era un sollevatore, ma un culturista con una voglia come pochi. I suoi genitori gli hanno insegnato i rudimenti della palestra. Da allora non ha smesso una volta di allenarsi. Al contrario degli altri, ha cominciato a definire il suo fisico a soli 3 anni. Quando aveva 5 anni la sua routine era già ai livelli degli adulti. Faceva 600 addominali e 600 flessioni al giorno. Il padre e la madre erano anche loro atleti pluripremiati e sembra costringessero il ragazzo ad allenarsi. Non intendo forzandolo, ma manipolandolo mentalmente, facendogli credere che non c'erano altre cose belle da fare per lui oltre ad allenarsi. Per questo ha smesso di fare il culturista e oggi ha 27 anni, è un fisico normalissimo come quello di qualunque altro ragazzo, non vuole più allenarsi e vuole solo recuperare l'infanzia perduta. Liam Hoekstra. Se pensate che Superman esista solo nei comics della DC vi sbagliate, perché anche sul nostro pianeta ne abbiamo uno e il suo nome è Liam Hoekstra. La sua storia è molto particolare, perché era nato nel 2005 con molti problemi. Per questo motivo è stato dato in adozione, visto che i genitori naturali non si sentivano in grado di gestirlo. Eppure, dopo che è stato preso da Dana e Neil Hoekstra, tutto è cambiato. La sua malattia si chiama ipertrofia muscolare. Parlando in modo semplice, il suo corpo brucia i grassi molto, molto più in fretta rispetto a quello di qualunque altra persona, permettendo così ai muscoli di svilupparsi altrettanto velocemente. Mentre qualunque altro bambino avrebbe avuto seri problemi a gestire questa malattia, Liam gestiva il tutto facendo palestra e a 5 mesi faceva già degli Iron Cross. Quando era stato iscritto a un corso di atletica per bambini, riusciva a surclassare qualunque altro in ogni esercizio. E volete sapere cosa davvero mette invidia? Che a causa di questa malattia può mangiare e bere schifezze all'infinito, perché in poco tempo il suo corpo riesce a smaltire senza problemi. Il piccolo soldato. In Arabia Saudita, davanti a Mohammed bin Nayef, un principe politico e imprenditore saudita, già principe ereditario, è stata fatta una dimostrazione molto particolare. Un bambino è stato in grado di disarmare e combattere alla pari con un uomo adulto e 3 volte le sue piccole dimensioni. Questo ha suscitato un po' lo scalpore del mondo, perché molti si stanno chiedendo che razza di esercito abbiano, o comunque che cosa stiano combinando in questi anni e se la loro intenzione è preparare futuri piccoli soldati apposta. Altri pensano sia stato un caso isolato e che non siano minimamente interessati ad arruolare minorenni. Era solo una dimostrazione di bellezza. Chi lo sa, vedremo in futuro. Varya Akulova. Varya Akulova, nata il 10 gennaio 1992 a Krivi, figlia degli artisti circensi Yuri Akulov e Larisa Akulova, era stata definita la ragazza più forte del mondo, ben 2 volte. Quando aveva 1 anno era in grado di tenere testa a suo padre facendo braccio di ferro. E suo padre non era sicuramente piccolo. A soli 4 anni sollevava quasi 100 kg. A 6 anni riusciva a sollevare suo padre e tenere 2 kettlebell in mano. A 12 ha battuto il primo Guinness World Record. Oltre a suo padre riusciva a tenere sulla schiena pure sua madre e tenere sempre queste 2 kettlebell. Un altro record l'aveva battuto tenendo 48 pietre del peso totale di 300 kg. 4 volte il suo peso, nel 2006. Prima di finire vi chiedo di guardare la descrizione, perché molti di voi mi hanno chiesto quale fosse la mia attrezzatura eccetera, e piuttosto che parlarvene in un video o rispondere a 1000 commenti preferisco linkarvi tutto sotto, quindi dateci un'occhiata. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere assolutamente quale di questi bambini vi sorprende di più. Alla prossima gente, solito posto e magari orario diverso.